Milan senza gli squalificati Panucci e Savicevic, rilevati da Tassotti e Boban, gioca quindi col 4-4-2 e Lippi rinuncia a Del Piero e fa giocare subito Lombardo. Fin dalle prime battute si evidenzia un certo nervosismo in campo, il primo scontro è tra Ravanelli e Baresi. Ma al primo fondo la Juventus passa sulla respinta di Maldini, c'è la conclusione dalla lunga distanza di Conte che trova impreparato Rossi. Rivediamo il tiro al volo da parte di Conte, Rossi vede il pallone all'ultimo momento, è un po' goffo il suo tentativo di parata, Juve in vantaggio. Si rovescia in avanti il Milan e Baggio, per il quale l'accoglienza non è stata molto affettuosa, mette sui piedi di Maldini un pallone gol. La Juve si limita ad agire di rimessa sul cross di Pessotto, il colpo di testa è di Ferrara parato da Rossi. Ma è il Milan che mantiene l'iniziativa, la finta è di Baggio, subentra Tassotti, la combinazione con lo stesso Baggio, ancora Tassotti in mezzo, la conclusione prima di Guea, poi dello stesso Baggio alta. E arriva al 29esimo il pareggio del Milan. Splendido tocco di Guea per Albertini, Albertini sulla ribattuta pesca da quest'altra parte Donadoni, Donadoni guadagna la linea di fondo campo, mette in mezzo grande stacco di Guea, 1-1. Rivediamo l'interazione che è molto bella, splendido il tocco di Guea, Albertini, un primo tentativo, poi sulla ribattuta ancora Albertini per Donadoni, Albertini attaccato da Ferrara resta infortunato. Donadoni comunque molto bravo, vedete lo scatto ai danni di Vialli, il suo cross misurato, il gran colpo di testa da parte di Guea. Non ce la fa Albertini, è costretto ad abbandonare il terreno di gioco, al suo posto entra in campo il giovane Ambrosini. Ancora la Juve in avanti, e Vialli però manca la conclusione. Nel secondo tempo la partita resta molto aggrovigliata tatticamente, ma ci sono alcune occasioni nate in maniera quasi casuale. Ecco un buon lancio per Vialli che costringe Rossi all'uscita, poi la conclusione della lunga distanza non trova lo specchio della porta. È una partita che la Juve in avvio di ripresa interpreta con molta determinazione, qui la conclusione di Vialli deviata all'ultimo momento da Baresi. Lippi manda in campo Del Piero, rileva Ravanelli, quindi resta col 4-4-2 la Juventus, anche nel Milan entra Di Canio che rileva proprio Ambrosini. Ci saranno successivamente altre sostituzioni, qui c'è un buon cross di Maldini, Boban prova la conclusione alta. Partita infiorata di scorrettezze, nervi a fior di pelle, però poi fortunatamente tutto si risolve con un abbraccio, come in questo caso fra Costa Curta e Vialli. Le indicazioni di Capello, che poi fa uscire anche Baggio, rilevato da Simone, mentre nella Juve entrano Di Livio e Jugovic. Juve in avanti con Vialli, la cui conclusione termina a fondo campo. Su azione d'angolo pericolosissima la Juve, in mischia, la palla viene ribattuta dal palo, poi allontanata da Maldini. Pericoloso anche il Milan con Simone, vedete che non trova il pallone a due passi da Peruzzi, lo stesso Simone poi è pericoloso con questa conclusione da fuori che abbiamo la possibilità di rivedere. La partita si trascina avanti molto equilibrata, 6 i minuti di recupero comandati dall'arbitro, in questo recupero c'è questo intervento di Baresi su Jugovic, con infortunio a Baresi che sarà anche ammonito, lascia il terreno di gioco ma rientra, più tardi ammonito anche Maldini. Ultima occasione per la Juventus è Del Piero che trova il varco per la battuta, la sua conclusione deviata in calcio d'angolo da Rossi.